Ragazzi, 5 minuti di pausa, è uscito un pochino il soletto, mi godo ogni singolo secondo. Mi sento tutti i muscoli completamente rigrinziti, torturati dopo ieri. Sinceramente ho spinto tantissimo, ho fatto quel macchinario per il petto, chest press, mai usato in vita mia, ma la scheda che mi è stata fatta gentilmente da Nicole prevede anche questo tipo di esercizi, quindi ieri ho fatto prevalentemente spalle, petto, braccia, un po' tutto. E è questo. Tra un po' devo ritornare dentro, finire il lavoro. Mannaggia me, non si finisce mai. Meno male che oggi appunto ero da remoto, perché mi sono svegliato un po', non dico malato, ma decisamente stanco e particolarmente provato da ieri, sia in termini di palestra che in termini di ore di lavoro. Adesso mi fanno solo che male gli occhi, perché tutto il giorno che sono davanti allo schermo, come al solito, come il mio lavoro lo prevede. Cosa sono ste bestie? E quindi mi sento... Oh! Che pianta è questa? Che ha le balette? Vabbè. E quindi mi sento... Mi ha perso come al solito. Sì, che mi perdi. Lo sapevo. Guarda te, non si può stare neanche un secondo tranquillo. Comunque mi sentivo particolarmente provato, e quindi da remoto ogni tanto dà veramente una mano per non dover fare tutte le cose di corsa, non impazzire. Fatto sta che farò, mamma mia, fatto sta, ragazzi, che dopo penso di farmi una passeggiata, se il tempo regge e se dura così. Stasera esco con Elisa a bermi un bicchiere con la BBF, con la BFF, e poi cos'altro ho da fare? Ah, ragazzi, dopo magari sarebbe una bella cosa andare a fare una bella spesa, perché ho la casa completamente vuota. Sto andando avanti a risotto che mi sono fatto ieri sera per cena e che è appunto avanzato. Ho fatto una grossa porzione perché ho finito tutto. Mi avanza solo tipo del petto di pollo e degli hamburger, poca carne, una pizza. Per il resto non ho frutta, non ho verdura, non ho formaggi, non ho affettato, colazioni, è finito praticamente tutto. Sto anche finendo le tisane, tutto questo che pare impossibile. Mi pare veramente una cosa impossibile. E niente, quindi spesa, poi cena. Stasera vorrei mangiare leggero, magari mi prendo una vellutata e o qualcosina proprio di poco impegnativo. Ah, mamma mia, di gran poco impegnativo. E ci aggiorniamo dopo, ragazzi, ora torno a lavorare. Si esce, ragazzi, si esce. Mamma mia, sono imbottigliato nel traffico. Miseria canaia. E arriverò a destinazione dal cliente tra 18 minuti in teoria. In pratica non ci credo neanche morto. Ma neanche morto, perché continua. Ogni minuto che passa è un minuto che si aggiunge, secondo il GPS. Quindi fantastico, fantastico. Dopo mi faccio una spesetta. Devo capire se voglio fare una cosa mega ipergalattica o abbastanza per sopravvivere per oggi. E penso che farò la seconda, ma vediamo, dobbiamo decidere. In tutto questo, ragazzi, abbiamo perso anche un iscritto, siamo tornati a 2499 dopo 4 giorni che ero a 2500 senza nessun minimo briciolo di speranza di salire, però li abbiamo toccati. Adesso, ragazzi, c'è poco da fare. E c'è assolutamente poco da fare. Mi sono anche disinstallato l'applicazione YouTube.
non mi ricordo come si chiama, Analytics penso, quella dove puoi controllare commenti, likes, non likes, come performa il canale. Ho detto no, me la tolgo, basta, perché sennò sto lì e devo pensare anche a quello. Non voglio, faccio un test, mi faccio magari un mesetto senza e vediamo come va. Vediamo come va. Olè ragazzi, finito tutto, ho fatto anche una mini spesetta, ma proprio poca roba. Mi sono preso del pesce per stasera, faccio pesce, patate e pomodorini, visto che è un po' che non mi faccio il pesce, quindi dico dai, ci sta. E assolutamente, ora sono le 7, arriverò a casa tra una mezz'ora, metti, da lì un'oretta per cucinare e mangiare, 8:30 finisco e dopo un'ora devo andare via appunto con la Eli in centro, ci beviamo qualcosina, un po' di spettacolo time e quant'altro. Mamma mia, devo sistemare sta macchina. Ah, non solo sistemare sta macchina, pulizia generale, io devo assolutamente andare a fare il tagliando, perché dovevo farlo a 100.000 km e adesso ne ho, quanti ne ho, aspetta fammi vedere, 101.249 km. Già fatto 1000 km in più del dovuto, ma stavo aspettando di essere pagato da un cliente prima di andare, perché adesso appunto come sapete sono un po' tirato con i soldi, anche se non si direbbe visto che mi sono fatto un weekend in barca dove ho sputtanato a caso un sacco. Ah, che palle. Ma che poi a caso, perché sono stato male, cioè non ne valeva per niente la pena, assolutamente no, assolutamente no, stavolta no, no, non è giustificabile. Vabbè, mannaggia, a me è sempre in ritardo, mannaggia. Ok ragazzi, ok, seratina finita, adesso dobbiamo tornare a, come si chiama, la al motorino per poi tornare a casa. Guardate che bello l'arena, come si chiama il discorso da un secondo all'altro. Ah, se avete un posto a Verona dove poter bere senza spendere un patrimonio, andate in centro al mandorlino, alla mandorla, e chiedete la mandorla o il mandorlino, non mi ricordo quale dei due si chiama cosa, vabbè, e con 2 euro vi danno uno sciottino di questo liquore alla mandorla, buonissimo, ha un retrogusto, vabbè, ovviamente sa di mandorla, però lontanamente può sembrare tipo il recioto Valpolicella, che è un rosso molto molto buono della zona, un rosso dolce, e niente, ne vale la pena ragazzi, ve lo consiglio. Vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel video domani alle 11 come al solito. Numerosi ragazzi, continuiamo con questo progetto daily e vediamo un po' come andrà e niente, ci aggiorniamo.